Tutto quello che abbiamo visto per il circuito RC alimentato da una FEM costante vale anche per il circuito RL, che è composto da un resistore di resistenza R e un solenoide di induttanza L. Inizialmente l'interruttore è chiuso sulla maglia inferiore e quindi il generatore eroga questa corrente che immaginiamo parta dal valore 0. Questo accade quando l'interruttore viene chiuso all'improvviso, cioè nel momento in cui viene chiuso la corrente passa dal valore 0, vorrebbe passare al valore in massima uguale F su R, come se non ci fosse l'induttanza. Cioè se non ci fosse questo solenoide, questo induttore, la corrente improvvisamente passerebbe in modo quasi istantaneo dal valore 0 al valore massimo, che ricaviamo come F su R dalla legge di Ohm del circuito. Questa infatti è la formula inversa della F uguale RI. Però il solenoide reagisce violentemente a questo improvviso aumento di corrente. Infatti sappiamo che un solenoide, quando viene attraversato dalla corrente elettrica, genera un suo campo B, induzione magnetica, e questo campo si concatena con il solenoide stesso, cioè attraversa le spire del solenoide. Se questo campo magnetico, e quindi il flusso magnetico che questo campo fa, è variabile nel tempo, il solenoide reagisce. Si tratta quindi del fenomeno dell'autoinduzione elettromagnetica. Sappiamo anche che la reazione del solenoide è espressa dalla forza elettromotrice autoindotta e è direttamente proporzionale alla rapidità di variazione della corrente. All'inizio la corrente elettrica cerca di variare in modo praticamente istantaneo, portandosi da 0 al valore massimo, e allora è massima anche la reazione dell'induttore, cioè del solenoide. Se la corrente aumenta, come in questo caso, durante la fase di chiusura del circuito, allora il solenoide reagisce con una FEM negativa, proprio perché deve contrastare l'aumento di corrente elettrica. La violenta reazione contrastante del solenoide fa sì che la corrente elettrica non cresca più in modo repentino, in modo praticamente improvviso, quasi istantaneo, ma cresca in modo molto più dolce. Quindi la presenza del solenoide impedisce una salita improvvisa della corrente, che invece si porta comunque al valore I massima, ma lo fa in un tempo più lungo. Il solenoide quindi, come faceva il condensatore nel circuito RC, si comporta come se fosse un controgeneratore che genera una sua corrente autoindotta in modo da contrastare l'aumento repentino di corrente elettrica imposto dal generatore. Qui vediamo rappresentato l'aumento di corrente elettrica attraverso la derivata della corrente I punto. E vediamo il solenoide reagire con questa FEM autoindotta e comportarsi come se fosse appunto un controgeneratore che spinge verso destra queste cariche elettriche e quindi nel verso opposto al generatore che vuol far circolare la corrente e farla aumentare in questo modo. Invece il solenoide contrasta questo aumento di corrente con una FEM autoindotta nel verso contrario. Ecco perché nella legge del circuito, la legge di Ohm generalizzata, abbiamo in pratica due generatori, quello vero e quello che è il solenoide, che si comporta come un controgeneratore, quindi F meno LI punto uguale RI. Questa è un'equazione differenziale dove l'incognita è una funzione, è la funzione corrente elettrica, intensità di corrente elettrica. Infatti l'intensità di corrente elettrica è una funzione del tempo e in questa equazione compare come incognita sia la corrente elettrica sia la sua derivata. Quindi questa è un'equazione differenziale del primo ordine perché c'è la funzione con la sua derivata prima. Anche in questo caso, come abbiamo fatto per il circuito RC, non risolviamo l'equazione differenziale e neanche verifichiamo che questi andamenti, queste formule, queste funzioni I, funzione del tempo, sono soluzioni di questa equazione differenziale. Questa in particolare è soluzione di questa equazione differenziale.
mi limito semplicemente a scriverla questa funzione che è uguale identica a quella della carica del condensatore. Infatti c'è questa funzione esponenziale crescente che asintoticamente si porta al valore massimo anche se lo fa, abbiamo detto, più lentamente che se non ci fosse il solenoide. Come anche nel circuito RC, tau è la costante tempo di questo circuito, ma non è RC, invece è L su R, l'induttanza del solenoide diviso la resistenza elettrica. E ha però lo stesso significato che aveva nel circuito RC, cioè rappresenta quell'istante di tempo in corrispondenza del quale la corrente elettrica, partendo dal valore 0, è salita di un 63% circa rispetto al valore massimo F su R che raggiungerà asintoticamente. Anche la forza elettromotrice autoindotta ha un andamento esponenziale che si può ricavare matematicamente, anche se io non ho scritto la formula, derivando la formula della corrente elettrica. Infatti basta fare meno L per la derivata di questa funzione e si trova uno smorzamento esponenziale della forza elettromotrice autoindotta. Vediamo che quando la corrente aumenta la forza elettromotrice autoindotta è negativa, come giustamente espresso dal meno della legge di Lenz. Corrente aumenta, forza elettromotrice autoindotta è negativa e è molto più intensa all'inizio quando la corrente cerca di crescere improvvisamente in modo repentino. Quando invece la corrente sale in modo più dolce, anche la reazione del circuito, la reazione oppositiva, si smorza. Quando poi la corrente raggiunge un valore praticamente costante e non cambia più, anche la FEM autoindotta smette di esistere, perché appunto la corrente non cambia più e il circuito, il solenoide in particolare, non ha più motivo di reagire perché la corrente si mantiene costante. Come accadeva anche per il circuito RC, l'energia fornita dal generatore in parte viene dissipata in calore per effetto Joule dalla resistenza elettrica e la parte restante viene immagazzinata nel campo magnetico generato all'interno del solenoide. Il solenoide, abbiamo detto, genera questo campo magnetico perché è percorso dalla corrente elettrica. La quantità di energia elettrica che il solenoide immagazzina nel suo campo magnetico si calcola, si può dimostrare con questa formula, un mezzo L alla seconda che vale ad ogni istante. Per esempio, se io voglio sapere a questo istante qua quanta energia ha accumulato il solenoide nel suo campo magnetico, basta fare questo calcolo mettendoci qui il valore della corrente elettrica raggiunto in quell'istante, che non è detto sia il valore massimo della corrente elettrica, magari è prima del valore massimo. E se uno vuole sapere l'energia elettrica, che densità per millimetro cubo ha, o per metro cubo, ha all'interno del solenoide, applica questa formula che è l'analoga di quella che abbiamo visto prima per l'RC e per la densità di energia del campo elettrico. Nel caso del campo elettrico la densità di energia era UE uguale 1 mezzo epsilon 0 e quadrato. Questa formula è identica, come al solito mi 0 ha il ruolo opposto rispetto a epsilon 0, quindi si trova sempre dall'altra parte, cioè se epsilon 0 sta al numeratore mi 0 sta al denominatore, come abbiamo già visto nei video sul magnetismo, cioè sulle proprietà magnetiche dei materiali. Infatti la costante epsilon 0 rappresenta una specie di smorzamento del campo elettrico, mentre invece la costante mi 0 rappresenta una specie di amplificazione del campo magnetico. Ecco perché hanno ruoli opposti epsilon 0 e mi 0. Comunque, a parte questa digressione su epsilon 0 e mi 0, questa è la formula per calcolare quanta energia c'è per millimetro cubo, per esempio, quanta energia elettrica c'è nel campo magnetico dentro al solenoide. Adesso improvvisamente spostiamo l'interruttore e lo chiudiamo da quest'altra parte, cioè sulla maglia superiore. L'equazione del circuito cambia. Prima non l'ho detto a proposito del circuito RC, ma avrei dovuto dirlo, che cambia l'equazione del circuito, in quanto adesso non c'è più F. Nel caso del circuito RC lo stesso, improvvisamente non c'è più F perché viene escluso il generatore dal circuito, in quanto il circuito adesso è la maglia superiore. Quindi rimane un solo generatore
come prima nel caso del circuito RC rimaneva il condensatore a fare da generatore, adesso rimane il solenoide a fare da generatore unico. L'equazione differenziale è questa senza la F e si può dimostrare che la soluzione di questa equazione differenziale senza la F è una corrente elettrica che decresce nel tempo e che ha sempre comunque lo stesso segno di prima. Dal punto di vista fisico, intuitivo, quello che succede è che mentre prima il solenoide doveva contrastare un aumento di corrente elettrica perché il generatore cercava di far salire improvvisamente questa corrente elettrica e quindi reagiva con una FEM verso destra, invece adesso la corrente elettrica mostra una rapida variazione, una variazione brusca, che se non ci fosse il solenoide la corrente elettrica cadrebbe dai max fino a zero improvvisamente. Quindi adesso il solenoide si trova a dover contrastare non più un aumento ma una diminuzione brusca di corrente elettrica, e quindi la FEM autoindotta, generata dal solenoide, spinge dall'altra parte, spinge per il mantenimento nel tentativo di mantenere questa corrente elettrica che improvvisamente viene a mancare con lo spostamento dell'interruttore dalla maglia inferiore alla maglia superiore. Ricordiamo infatti che l'obiettivo del solenoide è sempre quello di mantenere costante la corrente elettrica, quindi prima si opponeva a un aumento di corrente generando una FEM verso destra. Adesso il solenoide si oppone a una diminuzione di corrente generando una FEM verso sinistra. Per questo motivo la FEM adesso è il segno opposto rispetto a prima. Prima era una FEM negativa, adesso è una FEM positiva, che però non sarà sufficiente a mantenere costante il valore della corrente, che tuttavia appunto continuerà a scendere, anche se lo farà molto più lentamente che se non ci fosse il solenoide. Quindi non cadrà bruscamente a zero, ma lo farà in modo più dolce. Comunque la corrente continua ad avere lo stesso segno di prima, perché gira sempre passando in questo ramo da destra verso sinistra. Quindi in questo ramo non si inverte il senso della corrente, solo che prima aumentava l'intensità di corrente, adesso sta diminuendo. La formula matematica di questa diminuzione di corrente è esponenziale, è identica al caso della scarica del circuito RC, e la costante tempo tau è la stessa della fase di chiusura dell'interruttore sulla maglia inferiore. È la stessa tau, vale L su R, e rappresenta l'istante in cui la corrente elettrica, che sta diminuendo, raggiunge il 37% del valore massimo che aveva all'inizio. Qui l'inizio si intende quando l'interruttore viene spostato bruscamente, improvvisamente, dalla maglia inferiore alla maglia superiore. L'espressione di tau è L su R, che è intuitiva. Intanto è intuitiva la presenza dell'induttanza L al numeratore, infatti più il solenoide ha un'induttanza grande e più violentemente si oppone e più efficacemente si oppone alle variazioni della corrente elettrica, e quindi rallenta e allunga la fase sia di carica che di scarica, quindi aumenta la costante tempo del circuito. La presenza di R al denominatore pure è intuitiva, perché una resistenza molto piccola favorisce grandi variazioni di corrente elettrica, perché fa passare molta corrente e quindi scatena una maggiore reazione da parte del solenoide. In conclusione, il comportamento del circuito RL in fase di carica e in fase poi di scarica, anzi non bisogna parlare di carica e scarica, ma bisogna parlare di chiusura dell'interruttore sulla maglia inferiore e poi chiusura dell'interruttore sulla maglia superiore. Ecco, queste due fasi sono molto simili alla fase di carica e scarica del circuito RC.